La mia anima ha fretta. Ho contato i miei anni e ho scoperto che ho meno tempo da vivere da ora in avanti rispetto a quanto ho vissuto finora. Mi sento come quel bimbo cui regalano un pacchetto di dolci. I primi li mangia con piacere, ma quando si accorge che gliene rimangono pochi, comincia a gustarli intensamente. Non ho più tempo per riunioni interminabili in cui si discutono statuti, leggi, procedimenti e regolamenti interni, sapendo che alla fine non si concluderà nulla. Non ho più tempo per sopportare persone assurde che, oltre che per l'età anagrafica, non sono cresciute per nessun altro aspetto. Non ho più tempo da perdere per sciocchezze. Non voglio partecipare a riunioni in cui sfilano solo ego gonfiati. Ora non sopporto i manipolatori, gli arrivisti, né gli approfittatori. Mi disturbano gli invidiosi che cercano di discreditare i più capaci per appropriarsi del loro talento e dei loro risultati. Detesto, se ne sono testimone, gli effetti che genera la lotta per un incarico importante. Le persone non discutono sui contenuti, ma solo sui titoli. Ho poco tempo per discutere di beni materiali o posizioni sociali. Amo l'essenziale, perché la mia anima, ora, ha fretta. Non ho più molti dolci nel pacchetto. Adesso, così solo, voglio vivere tra gli esseri umani molto sensibili. Gente che sappia amare e burlarsi dell'ingenuo e dei suoi errori. Gente molto sicura di se stessa, che non si vanti dei suoi lussi e delle sue ricchezze. Gente che non si consideri eletta anzitempo. Gente che non sfugga alle sue responsabilità. Gente molto sincera, che difenda la dignità umana, con gente che desideri solo vivere con onestà e rettitudine. Perché solo l'essenziale è ciò che fa sì che la vita valga la pena viverla. Voglio circondarmi di gente che sappia arrivare al cuore delle altre persone, gente cui i duri colpi della vita abbiano insegnato a crescere con dolci carezze nell'anima. Sì, ho fretta per vivere con l'intensità che niente più che la maturità ci può dare. Non intendo sprecare neanche un solo dolce di quelli che ora mi restano nel pacchetto. Sono sicuro che saranno squisiti, molto di più di quelli che ho mangiato finora. Il mio obiettivo alla fine è di andar via soddisfatto e in pace con i miei cari e con la mia coscienza. Abbiamo due vite e la seconda inizia quando ti rendi conto che ne hai solo una. Mario De Andrade, poeta brasiliano.